siamo partiti perché non c'era lavoro, eravamo ragazzi, no? E lo Stato ha buttato fuori questi lavori alla miniera. E siamo partiti, poi siamo andati a Udine a fare La visita. Ma la voi visita. in quanti siete partiti dal vostro paese? Dal mio paese siamo partiti in sei e siamo arrivati in Belgio in quattro, che due se li hanno scartati, no? La prima visita avete fatto allora dove? A Udine. Chi c'era lì a Udine? Erano dei dottori e dopo di lì ci hanno mandati a Milano, sotto La la stazione, stazione? e lì ci sono stati 2 giorni, anche visite anche lì, e dopo siamo partiti per il Belgio. Sotto la stazione di Milano c'erano degli stanzoni. Dopo si dormiva sui letti a castello là, e lì si doveva fare le visite, erano un casino di dottori anche Bisognava essere proprio là. perfetti. Perfetti. E quelli che sono stati scartati, cosa avevano allora? Uno aveva una venina in una gamba che lui non sapeva neanche di averla e l'hanno scartato. L'altro era un po' con un occhio. Vedeva un po' da una parte, ma poche robe, anche lui scartato. E noi quattro cugini siamo partiti per Liegi in treno, però si dormiva, non c'era posto, si dormiva. Io ho dormito sul corridoio, ero più giovane, per terra, E dopo quanto siete arrivati? era un giorno e mezzo, due. E lì com'era E là l'ambiente? siamo arrivati che si aspettavano delle corriere, come le bestie. Ci mettevano una 30-40 da una parte, 30-40 dall'altra, che montavano sulle corriere, non si sapeva neanche dove ci portavano. E là ci hanno portati a Eisden, su vicino all'Olanda. E l'indomani siamo andati in miniera. Prima volta che è entrato dentro in miniera, cosa ha detto? È impossibile spiegare. Quanti metri sotto andava? Ma sono andato io fino a 1050, era poi il normale dai 7 ai 800. Insomma, la partenza è stata una roba così organizzata, vi Sì, siete trovati. tu lo stato, sì. Questa visita, la prima visita, Come andare militare? quando è venuto? Io ho avuto il congedo, cosa avevo, 27-28 anni, mi è arrivato il congedo senza chiedere, senza fare domande. Non ha fatto il militare. E non ho fatto militare. No, mi è arrivato il congedo a casa. Beh, almeno quello. Insomma, per dirti che si andava dietro lo Stato. Eravamo noi come se si fosse militari, o quasi. Avranno dato anche un soldo durante il viaggio, un argento Niente, posto, una cosa niente di genere. Soldi. Lui in miniera era tuttavia tutto niente quindi. pagato. Lì c'erano i letti in stazione. E dopo il treno era pagato, si arrivava là, c'era il mangiare, c'era la casa, non servivano soldi. Finché ha preso il primo stipendio. Finché ha preso il Il primo primo stipendio. stipendio non l'abbiamo preso noi, l'ha preso il padrone della casa. Per pagarsi. Per pagarsi le spese. E il secondo allora vi sarete presi. Sì, dopo si pagava. Comunque tu non hai risparmiato soldi in miniera. Ah Ma no. sì? Tutte queste fatiche. Ah, sì, qualcosa, ma non grandi cose, non è che tu prendevi chissà che cosa. Dopo io ho preso in Svizzera io i soldi. E tutta questa fatica per non risparmiare neanche un po' di soldi? Niente. Perché andavano spesi sul mangiare, diciamo, Sì, sull'affitto? Poi non si lavorava mica tutti i giorni perché era pericoloso. Non è che si faceva tutti i 6 giorni la settimana. Ah, e quindi prendevate in base alle ore di lavoro allora? Se, no, sì, se, noi sapeva la giornata, no? Un tanto al giorno. E dopo quelli che lavoravano tiravano giù il carbone, quello era contratto, ma non è che era chissà che cosa. E poi, comunque, lui in tutto in Belgio sarebbe stato 9 anni. Ma se uno non scendeva in miniera più di, esempio, 165 giorni all'anno, ne scendeva 160, quell'anno non veniva calcolato. Di conseguenza, quando è stato il momento, lui risulta 6 anni, è rimasto la 9.
Questo l'abbiamo saputo quando abbiamo fatto domanda per la silicosi, per avere la pensione, che loro, per loro non era grave abbastanza. Allora è intervenuta l'INAIL italiana e lì hanno dato loro, l'INAIL gli ha dato una percentuale di invalidità per la silicosi, rivalendosi, logico, sul Belgio. Ma loro personalmente... I belgi non hanno riconosciuto... Che ho fatto 9 anni. Sì, è che fosse stato così grave, perché la silicosi in sé, se calcoli solo quella, non è così grave, ma la silicosi causa la broncopatia ostruttiva, bronchiti croniche, tutte quelle cose lì. L'Italia ha riconosciuto e allora gli ha dato questa invalidità. Ma sì, ma quella volta era un po' così, non è che... Quanto per cento vi ha dato complessivamente alla fine? 23% hai tu, no, di invalidità del lavoro, cioè, di silicosi, 23%. Lui prende, diciamo, forse 200... No, sì, 300. 300 adesso, 320 340, al mese. 340, e del Belgio ha 100. E 6 euro al mese di pensione, ecco, 106 più questi 3 dopo quello che ha lavorato in Italia e così via. E ricordo che ha di questo periodo, non voglio mai parlare, adesso che comincio a parlare, prima adesso, non volevo neanche guarda parlare. Guarda che 4 anni fa, 5, non nominava mai la miniera. Perché? Perché lui era ancora scioccato. Era un brutto ricordo, no? Ma per il lavoro o perché? Per tutto. Per come siete stati trattati? Ah no, come trattati non era male neanche, perché io ero affezionato lì a Liegi, stavo anche bene. C'era questa famiglia, ma una famiglia di calabresi. Ma tutti eravamo in quattro lì, quattro cugini, eravamo questa famiglia, ci davano da, si facevano loro da mangiare e ci pagava e niente. Era un brutto periodo per me, no? Tutta la mia infanzia l'ho fatta in miniera. La sua giovinezza, la sua diciamo. Giovinezza. Quanti anni? Un 7 anni ho fatto. È stata dura, insomma, concludendo. Dura, altro che dura. Poi eravamo ragazzi, io avevo una valigia, era una cassa di munizioni, era il tempo di guerra. Sono andati via con quella. E un altro una borsa, e niente, non c'era niente. Un mio cugino è venuto via con le zoccole, con i ferri sotto. Beh, non c'era nient'altro. Casa vostra cosa facevate di mestiere? La sua famiglia? Cosa faceva? Niente, non faceva. No, ma il suo papà cos'era? Era muratore. Era muratore, ma dopo la guerra così non c'era lavoro. Non c'era lavoro. Prima ha lavorato sotto la Tot, sotto i tedeschi hanno lavorato, a fare le trincee. Sì, lì no, proprio Frambro, cosa era? No, ho lavorato anche vicino al mio paese lì per fare una pista per gli apparecchi. Per i tedeschi? Per i tedeschi, sì. Che è stata finita poi questa pista? Sì, sì, è stata finita. È usata. Poi da sono venuti gli americani. Sì, dopo sono venuti gli americani. E l'ha bombardato, lui l'ha salvato. Un altro sì, stavano dei spezzoni, sai cosa sono gli spezzoni? Sì. Ecco lì, io scappavo, uno lì che era più vecchio di me mi ha preso e mi ha buttato in un fosso e mi ha messo tutto sopra lui e mi ha salvato, perché spezzonavano tutto là. Sono tanti morti. È stato fortunato? Per poi poter andare in miniera, ha avuto anche una fortuna. E dopo, finita la miniera, cosa ha lavorato? Sono andato in Svizzera, ho incominciato lì dopo negli alberghi e di lì poi sono andato sempre bene. Era la recezione e lui sapeva il francese. Dopo facevo l'autista gli ultimi anni e ho avuto una stagione anche la Rolls Royce. No, stavo bene io. In Svizzera una decina d'anni. Poi sono andato a Trieste. Ho fatto un corso di conduttore di caldaia a vapore. Dopo lì a Trieste, facendolo il conduttore di caldaia a vapore, dentro e fuori dal caldo al freddo, gli è scoppiata la silicosi. E allora ha fatto sanatorio a Trieste, un periodo. Poi abbiamo voluto venire via perché lui non si sentiva di stare lì non potendo lavorare. E siamo tornati a Flambro, che noi quando eravamo in Svizzera
avevamo comprato questa casa con tutto quello che abbiamo. Anche lei ha lavorato in Svizzera? Io anch'io ero, sì, io ero cameriera in un grande albergo. Vi siete conosciuti lì allora? Ci siamo conosciuti lì, sapevamo tutte e due le lingue perché sappiamo francese e tedesco, anche un po' di inglese. Che anno vi siete sposati? Siamo sposati del 60, abbiamo tre figli, quattro nipoti. E di che classe è allora? Io sono del 38 e sono bresciana. Nella bassa bresciana, diciamo, il mio paese si chiama Trenzano, sono 6-7 km da Chiari, ecco, per me. Pensa il destino, tutti e due dalle basse, poi anche lui è la bassa friulana. Anche lui è bassa friulana, sì. Vi siete trovati nell'alta Europa, in centro Europa? Sì, comunque sì, è stato bello, insomma, così. Noi siamo anche stati fortunati che ci siamo trovati. E vi siete comprati questo pezzo di terra? Abbiamo creato del nulla, non serve niente. Può essere ben orgoglioso di avere questo pezzo di terra. Casa lì con un parco. Abbiamo una villa grande, abbiamo una casa grande, il nostro figlio, uno fa l'artigiano, ha fatto una villa nel parco che la gente si ferma a guardare per dire, no? Dopo abbiamo anche la figlia, gli abbiamo comprato la casa alla figlia, abbiamo dato il campo e il terreno al figlio per farsi la casa, insomma aiutiamo i nipoti. È una bella soddisfazione. Sì, riusciamo, ecco, riusciamo bene. Avete sbarcato. Lavorato per qualcosa? Sì, siamo stati riparati. Sono arrivato a 85 anni. Quando va a farsi visitare in pneumologia a Udine lo chiamano il sopravvissuto.